E fu il più solitario di tutti che riuscì a fare il romanzo che tutti avevamo sognato. Quando nessuno più se l'aspettava, Beppe Fenoglio, e arrivò a scriverlo e nemmeno a finirlo, e morì prima di vederlo pubblicato, nel pieno dei 40 anni. Con queste parole Italo Calvino nel 1964 parlava del romanzo Una questione privata, di Beppe Fenoglio, che lui aveva conosciuto e la cui figura viene celebrata come quella di un autore emblematico della Resistenza italiana. Quell'esperienza ne aveva segnato la vita, influenzando in modo irreversibile la sua attività di scrittore. Ci ha lasciato racconti e romanzi, alcuni dei quali incompiuti e caratterizzati da una complessa vicenda editoriale. Giuseppe Fenoglio, poi conosciuto da tutti come Beppe, nacque ad Alba, in Piemonte, il 1 marzo 1922 da una famiglia economicamente modesta. Frequentò il liceo ginnasio della sua città, dove ebbe tra i suoi insegnanti Leonardo Cucito e Pietro Chiodi, che ritrovò nella Resistenza. Negli anni liceali si appassionò alla lingua e alla letteratura inglese, leggendo soprattutto John Milton, Hemingway, Lee Master e molti altri. Ciò influenzò non poco la futura attività di scrittore, al punto che la prima stesura di molti suoi libri era in inglese e poi veniva tradotta in italiano, come disse lui stesso a Calvino. Frequentò dal 1940 la facoltà di lettere, con scarso profitto, poi nel gennaio 1943 ricevette la chiamata alle armi. Frequentò il corso allievi ufficiali prima a Ceva e poi a Roma, nella caserma di Pietralata, dove lo sorprese l'armistizio dell'8 settembre. Dopo la dissoluzione del Regio Esercito, Fenoglio raggiunse fortunosamente Alba e si unì alle bande partigiane, prima con la Brigata Garibaldi e poi coi Badogliani. La vicenda è rievocata nel romanzo Primavera di Bellezza, uscito nel 1959, il cui protagonista Johnny è una proiezione autobiografica dello stesso autore. Il libro descrive soprattutto il disorientamento dell'intero paese dopo l'armistizio e l'estrema confusione in cui si trovano i soldati. Dopo aver lasciato Roma, Johnny torna in Piemonte dove morirà combattendo tra i partigiani. Della divisa fece un fagotto che ora si mimetizzava nell'erba, egli lo guardò come un tumore di cui si fosse liberato appena in tempo. Si sentiva leggerissimo e deliziosamente aerato, ma non poteva illudersi che l'uniforme non gli avesse lasciato addosso un odore persistente. Fenoglio partecipò a diverse azioni come partigiano, inclusa la liberazione di Alba dai nazifascisti il 10 ottobre 1944, la città cadde di nuovo il 2 novembre. Anche questa vicenda è narrata nel racconto I 23 giorni della città di Alba, edito nel 1952 assieme ad altri brevi testi. Dopo la fine della guerra il ritorno alla vita sociale fu molto difficile, anche per le sue idee politiche. Fenoglio era antifascista e monarchico, lontano dalla sinistra. Lavorò in un'azienda grazie alla conoscenza dell'inglese e si dedicò alla narrativa, incontrando tuttavia non poche difficoltà anche in questo campo. Collaborò con la casa editrice Einaudi di Torino, dove ebbe rapporti con Italo Calvino e Natalia Ginzburg, che lo sostennero. Ricevette invece giudizi negativi da Elio Vittorini, riuscendo comunque a pubblicare i primi racconti e nel 1954 uscì il romanzo La Malora, sul lavoro contadino. La narrazione della Resistenza fu però il centro del suo interesse e negli anni 50 lavorò ad alcuni romanzi non pubblicati in vita, tra cui Il partigiano Johnny e Una questione privata. Quest'ultimo ha come protagonista il partigiano Milton, anche lui personaggio autobiografico, e il romanzo, uscito postumo nel 1963, fu recensito in modo molto positivo da Calvino. La vicenda ruota intorno a un amore contrastato e vede il protagonista tentare senza successo di liberare un compagno prigioniero dei fascisti. Dalla narrazione emerge un'atmosfera di violenza e desiderio di vendetta, da cui neppure i civili sono esenti. Quando verrà quel giorno glorioso, se ne ammazzerete solo una parte, se vi lascerete prendere dalla pietà o dalla stessa nausea del sangue, farete peccato mortale, sarà un vero tradimento. Chi quel gran giorno non sarà sporco di sangue fino alle ascelle, non venitemi a dire che è un buon patriota. Il maggior impegno letterario fu però Il partigiano Johnny, romanzo che riprende la trama di Primavera di Bellezza e ne amplia la vicenda narrando anche la Resistenza. Nel libro del 1959 il protagonista infatti moriva in un'imboscata quasi subito, qui invece Johnny prende parte a tutta la lotta di liberazione,
sino al 25 aprile 1945. L'autore lasciò il lavoro incompiuto e del romanzo furono ritrovate due diverse versioni, il che complicò molto il lavoro editoriale. Nel 1968 il libro venne pubblicato postumo, anche se questa redazione è stata giudicata da molti non conforme alla volontà dello scrittore. Il Partigiano Johnny è un vero e proprio laboratorio di scrittura, in cui sono presenti addirittura molte frasi in inglese non tradotte dall'autore. Ciò rende la lettura del romanzo problematica, riflesso del lavorio incerto e continuo che caratterizzò l'intera opera di Fenoglio. Aleggiava da sempre intorno a Johnny una vaga, gratuita, ma pleased and pleasing reputazione d'impraticità, di testa fra le nubi, di letteratura in vita. Johnny invece era irrotto in casa di primissima mattina, passando come una lurida ventata fra lo svenimento di sua madre e la scultorea stupefazione del padre. In tutte le sue opere sulla Resistenza, Fenoglio ne dà una rappresentazione cruda e realistica, lontana da qualsiasi celebrazione retorica. Ciò lo accomuna ad altri scrittori del filone, ma gli costò molte stroncature, soprattutto dalla critica marxista. L'Unità di Milano, per esempio, così recensiva nel 1952 i 23 giorni della città di Alba: lo stile è volutamente letterario e falso come il contenuto, le brutte parole abbondano, ce n'è una ad ogni frase. I partigiani, inoltre, sono vigliacchi e sanguinari nello stesso tempo. Ammalatosi di cancro, trascorse gli ultimi anni tra le colline delle Langhe e periodi di ricovero in una clinica di Bra. Morì a Torino nella notte tra il 17 e il 18 febbraio 1963, lasciando come disposizione un funerale civile, di ultimo grado, domenica mattina, senza soste, fiori e discorsi. Fenoglio fu noto ma poco apprezzato in vita, mentre la sua opera è stata riscoperta e rivalutata negli anni dopo la morte. Nel 2003 il Comune di Alba ha creato il Centro Studi Beppe Fenoglio, ente culturale che ha sede nella casa dove lo scrittore visse fino al 1959. Oggi Fenoglio è considerato uno dei principali narratori italiani del secondo Novecento, e la sua opera è accostata a quella di altri grandi autori, tra cui Italo Calvino, Cesare Pavese, Luigi Meneghello e molti altri.